Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Mario Rusconi, una voce importante nel mondo della scuola. Mario Rusconi, lo ricordiamo, è il presidente dell'ANP Roma. Ecco, e con lui parliamo di questa novità, insomma, che il ministro ha tirato fuori negli ultimi giorni. E il ministro dice: io vorrei istituire il tutor in tutte le scuole, anzi in tutte le classi, per fare in modo che i ragazzi, soprattutto quelli più svantaggiati, quelli che hanno più problemi, che hanno più difficoltà, dispongano di un insegnante al quale fare affidamento. Ecco, secondo te è una buona idea questa del ministro? E se è buona, come andrebbe poi realizzata? Ma secondo me è un'idea che diciamo, corrisponde a una richiesta molto forte che viene dagli insegnanti, dalle scuole stesse e direi anche dai genitori. Fino adesso l'orientamento è stato molto lasciato all'improvvisazione, anzi, se vogliamo usare un'immagine forte, un po' a tranci grossi, possiamo dire che l'orientamento dalle medie alle superiori veniva fatto in questo modo: se sei bravo vai al liceo classico e scientifico. Se non sei molto bravo, vai agli istituti tecnici e professionali, come se poi magari un idraulico o un meccanico dovesse essere una persona meno dotata degli altri, mentre invece noi sappiamo che abbiamo molti istituti tecnici e professionali all'avanguardia, non solo in Italia ma anche in Europa. Però il tutto veniva affidato un po' alla buona volontà del singolo docente, il docente più preparato che legge, che studia di più, e ce ne sono molti che chiaramente indirizzava lo studente tenendo conto anche di quelli che erano i talenti dello studente, quelle che erano appunto i suoi anche desideri, direi. Però veniva tutto fatto a livello a macchia di leopardo. Adesso, avendo una, diciamo così, una sorta di linee guida molto precise, sarà possibile indirizzare i ragazzi con una maggiore attenzione, con una maggiore professionalità. Quindi noi appunto apprendiamo con favore il fatto che ci siano delle linee guida molto indicative. Si tratterà poi di vedere come saranno declinate nelle ordinanze, nei decreti applicativi, nelle circolari per diciamo, stabilire tutte le specifiche tecniche. Ecco, un suggerimento che ti sentiresti di dare al ministro, proprio per fare in modo che davvero il tutor abbia un suo valore, abbia una funzione e soprattutto abbia dei risultati. Quale potrebbe essere? Quale suggerimento daresti? Beh, anzitutto individuare in quella che sarà la normativa successiva, le linee guida, individuare le caratteristiche di questo insegnante. È chiaro che sarà un insegnante della scuola che si dovrà interessare non solo in modo particolare anche dei ragazzi, diciamo, che hanno più difficoltà per fare in modo che poi non vadano a ramengo dai primi mesi del primo anno della scuola media superiore, aumentando la dispersione scolastica. Nello stesso tempo dovrà essere attento anche a quei ragazzi particolarmente brillanti, delle volte si parla anche della iperdotazione, che però non vengono sempre presi in considerazione da parte della scuola. Io potrei citare degli esempi della mia lunga carriera, sia di insegnante sia di preside. In più, l'altra cosa interessante è avere una figura che dia delle indicazioni per quanto riguarda la scuola media superiore per quei ragazzi. Non solo che vorranno andare all'università, ma anche quelli che vorranno cimentarsi nell'ambito del mondo del lavoro, se avranno anche l'opportunità e la fortuna di trovare un'occasione di questo tipo. Certo, per fare questo ci vuole una figura di insegnante molto motivato, soprattutto desideroso di studiare e di approfondire. Sono previste nelle linee guida queste caratteristiche e secondo me non mancheranno gli insegnanti in questo senso, anche perché capiranno che si tratta di una caratteristica professionale per loro importante. Quindi il suggerimento è quello del dire: affrontiamo bene la scelta di questo docente, creiamo bene le situazioni in cui questo docente sarà immesso per poter approfondire le caratteristiche del suo nuovo impegno. Ecco, però certamente tutto questo va bene, ma bisogna pensare anche forse a proprio un nuovo
possiamo chiamarlo stato giuridico degli insegnanti, insomma, che consenta di formare e di avere nella scuola anche proprio delle nuove figure a tutti gli effetti, quindi magari anche da un punto di vista contrattuale ed economico. Cominciamo a pensare a questo docente come uno dei particolari di quel management scolastico che invochiamo da tantissimi anni, riconoscendogli anche appunto un avanzamento di carriera, dei benefit particolari, cioè che non sia una cosa sporadica come è avvenuto adesso per il bibliotecario, per l'insegnante anti-Covid, per l'insegnante antibullismo, cioè tutta una parcellizzazione che però non ha portato a un vero rinnovamento, diciamo, dell'organizzazione interna alla scuola. Il ministro ha presentato questa sua iniziativa come una novità importante, ma in realtà noi sappiamo che di tutor se n'è parlato già una ventina di anni fa, durante l'epoca Moratti, cioè nella riforma Moratti era previsto il tutor. È la stessa cosa o sono due cose completamente diverse? No, diciamo, parte l'idea è più o meno la stessa, l'idea originaria, va bene, e viene sviluppata in maniera più ampia perché si parla anche di job placement, cioè in poche parole di indicazione di quelli che potrebbero essere gli sbocchi lavorativi, cioè viene maggiormente inquadrata in quella appunto che noi chiamiamo il management scolastico. Direi che poi è importante perché nelle stesse linee guida vengono diciamo viene lumeggiata questa possibilità del portfolio. Anche qua vorrei essere molto chiaro. Il portfolio, io vi ricordo avendo fatto diciamo l'insegnante molti molti anni fa, mi ricordo che esisteva un libretto in cui si doveva mettere a livello di scuola elementare e di scuola media alcune caratteristiche. Poi in una ondata così un po' pseudo rivoluzionaria fu eliminato questo libretto. Ora non avere, come già è stato chiesto da molto tempo, un portfolio, vale a dire una sorta di, chiamiamolo col termine particolare, di libretto in cui ci sono tutte le caratteristiche a livello di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola media, di scuola media superiore, vuol dire rendere ancora più difficile il lavoro degli insegnanti, perché se un insegnante per esempio di scuola media superiore, oltre ad avere la scheda dello studente, avesse anche i voti eccetera, la cosiddetta pagella fatta in un certo modo, avesse anche una sorta di storia culturale, scolastica di questo bambino, di questo ragazzo che si approccia al biennio della scuola media superiore, vuol dire tener conto di quelle che sono le sue caratteristiche positive, degli elementi negativi che vanno naturalmente colmati, e quindi la battaglia che è stata fatta a suo tempo contro il portfolio l'ho trovata una battaglia fondamentalmente di retroguardia, è un elemento importante, certo va naturalmente coniugato con quelle che sono le norme dello Stato, questo lo do per scontato. Purtroppo in Italia quando si fanno anche delle innovazioni di un certo livello nella scuola immediatamente scatta una specie di ideologica. Faccio l'esempio del comitato tecnico scientifico che era stato previsto nella riforma di un altro ministro, mi sembra fosse la Gelmini, che è stato poi bloccato per vari motivi dal Consiglio di Stato. Anche qua il fatto di avere nell'ambito della scuola un gruppo di persone, io quelli che chiamo i capi dipartimento, le persone che appunto regolano degli elementi fondamentali quali i laboratori, la biblioteca eccetera, è fondamentale per avere appunto questo, una volta si sarebbe chiamato all'epoca di noi anziani insegnanti attuali o presidi, il consiglio di presidenza, cioè in poche parole fare in modo che emergano delle figure, adesso si dice con termine un po' più chic il management scolastico, quelle figure che devono essere intorno al dirigente scolastico, perché pensare che la scuola sia in mano solo al dirigente scolastico o agli organi collegiali che spesso siano in contrasto è negativo, mentre invece il comitato tecnico scientifico di una scuola deve essere quello che insieme al preside elabora le linee guida di riferimento della scuola stessa, tenendo presente naturalmente la normativa del momento. Quindi anche qua auspicheremmo che ci fossero delle iniziative da parte ministeriale sul comitato tecnico scientifico della scuola. Senti, l'ultima questione, ritornando al
problema del tutor. Va tutto bene, ma probabilmente questi tutor andranno anche formati, quindi bisognerà anche sviluppare iniziative di formazione, di aggiornamento e così via. Sei d'accordo? Beh sì, su questo si gioca il futuro di questa riforma, che io ritengo fondamentale non solo per eliminare la buona parte della dispersione scolastica, ma anche per dare più respiro alla stessa categoria degli insegnanti. Cioè gli insegnanti, adesso come adesso, lo sappiamo anche dal punto di vista stipendiale, entrano come soldato semplice nella scuola, dopo 40, 42 anni, quello che sia, escono come soldato semplice. È un unicum, persino nella pubblica amministrazione italiana. Mentre invece avere degli insegnanti formati, in questo caso per esempio per il tutoraggio degli studenti, l'insegnante che si dedica all'ambito psicopedagogico, il tutor per il job placement e così via, ma direi anche il bibliotecario, una delle mie fole che non so se vedrò mai realizzata, è quella della biblioteca telematica, che è fondamentale. Cioè la didattica a distanza di questo periodo di Covid ci dovrebbe insegnare quanto è importante una biblioteca telematica, nel senso che io ho finito il Covid, però sono un insegnante di fisica, non devo andare a scartabellare di pomeriggio con molta ansia tutti gli elementi della lezione che dovrò fare domani sulla termodinamica. Devo avere una biblioteca digitale che ha già delle slide, dei documentari in lingua inglese e così via. Queste sono riforme fondamentali per rendere la scuola italiana un po' più europea e un po' meno, come dire, conservatrice. Bene, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come si muoverà il ministro e vedremo se qualcuno dei suggerimenti che tu hai dato in questa chiacchierata verranno accolti. Bene, noi ovviamente te lo auguriamo, ce lo auguriamo e grazie per la tua disponibilità e per la consueta lucidità con cui tu prendi in esame le questioni. Poi ovviamente ognuno può rimanere delle proprie opinioni, ma mi sembra che la tua opinione sia decisamente interessante, che valga la pena di essere presa in considerazione e di essere discussa. Grazie ancora. Grazie a voi, a Tecnica della Scuola.